Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Salutiamo Ugo che da Modena ci segue col suo supporto. Ciao Ugo, un saluto virtuale, sappiamo che non ci può rispondere. E salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi Ciao Massimo. tutti, ciao Ugo, ciao Antonella, un saluto alla regia centrale in Treviso a Rosario Moreno, il nostro grande Rosario Moreno. Grande sul serio, dobbiamo Buonasera. ribadirlo questo concetto Buonasera perché Rosario. durante la precedente diretta sono arrivati diversi messaggi, abbiamo saputo, di compiacimento, insomma, per il tipo di radio che Rosario porta avanti. Quindi, considerato tutto il resto, davvero Rosario sei uomo meritevole di grande stima e questo lo diciamo pubblicamente perché è giusto che sia così. Comunque io ora ti passo subito la linea per i saluti al network e dopodiché la passiamo a Massimo Bonella che ha da introdurci degli ospiti che avranno da dire qualcosa di molto importante e interessante e dopodiché alle 22:30 il collegamento, come annunciato, con il nostro direttore Giorgio Bongiovanni. A te la linea Rosario. Bene, grazie Antonella, buonasera, mi avete fatto arrossire con tutti i complimenti questa sera, grazie mille, fanno sempre piacere Infatti ho comunque. messo gli occhiali. Ecco, no, perché vuol dire che forse stiamo andando nella giusta direzione, fare tutti quanti, tutto il network sta facendo un buon lavoro, insomma, e questo è importante. Allora, cari amici, come dico sempre, un caro saluto a tutto il condominio di Radio Saiuz, vi ricordo sempre perché è bello ricordare le nostre radio, quando dico che andiamo a reti unificate, le nostre radio del network che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena. In più i due canali di Radio Saiuz, Radio Saiuz Classica, e il canale video, il canale TV, come piace, mi piace dire, su YouTube, su Facebook e su radiosaiuz.it. Mi raccomando, usate la nostra chat per porre le domande, per dirci qualche cosa, e la chat è comune a tutto il network, quindi da qualsiasi sito del nostro network, di queste belle radio che abbiamo, voi scrivete, lo leggiamo, vi teniamo d'occhio. Antonello, io ti ripasso la linea, poi la fai girare a chi di dovere. Grazie. Grazie a te Rosario, la giro immediatamente a Massimo Bonella. Prego Massimo. Grazie Antonella Entronò, dunque prendiamo la linea qui da Venezia, da Pianeta Oggi TV e dalla, diciamo, locale Radio Favaro Veneto Online che fa parte appunto del circuito Radio Science Network alle 22:04. Perché non andremo con le notizie, ma partiamo subito con un servizio. Andiamo a focalizzare la nostra attenzione su una storica città, anzi è più antica, pensate, di Venezia. Mi riferisco a Chioggia, poi vicino c'è anche Sottomarina, Chioggia Sottomarina, ecco. Perché purtroppo questa città è presa di mira da parte di menti, io definisco scellerate, folli, non so come dire, perché nel 2011 volevano installarci una centrale atomica, ok, a ridosso di quei centri abitati. Adesso vogliono praticamente realizzare un mega stoccaggio di GPL. Voi basta che pensate che si parla di come dire, di serbatoi giganteschi del diametro di 8 metri e in altezza siamo quasi a 60 metri, a 56, cioè praticamente come un campanile. E più di uno a ridosso di questa città. Voi magari potete pensare, sì, vabbè, a ridosso, ma saranno sempre posti a 2-3 km di distanza. No, pensate, sono ad appena 200 metri, ok? Dalle prime case e poi naturalmente tutto il centro storico, poi il vicino centro di Sottomarina. Ovviamente, per motivi ovvi,
gli abitanti sono veramente preoccupati. Insomma, io dico, anche un bambino che va alle scuole medie capisce che una cosa del genere non si può fare, quindi è inutile, ecco, stare qui adesso a discutere, è una cosa talmente ovvia da capirsi che è sbagliata. Cioè, ma veramente noi siamo, anche noi qui della redazione, siamo rimasti esterrefatti appena ci sono arrivate queste notizie. Allora, io ricordo poi anche la battaglia che hanno dovuto fare i cittadini di Chioggia Sottomarina, le dimostrazioni nel giugno 2011 durante diciamo la grande manifestazione contro quel sito nucleare che volevano fare. Ecco, molto attiva è stata anche la locale storica radio Chioggia Sottomarina con ballerina Aristide Poppi, ecco, che si è dato molto da fare, ha naturalmente aperto molti spazi informativi di approfondimento, siamo stati anche noi come Pineta Oggi TV a dargli la parola per cercare di capire cosa stava succedendo. Non è ancora finita, ora c'è questa cosa del GPL. Allora, noi abbiamo, anzi il sottoscritto nei giorni scorsi ha contattato un nostro amico, è un cittadino che vive proprio lì vicino, proprio nel centro di Chioggia. Lui, tra altre cose, è anche un attivista nel mondo sindacale, delegato della CGIL, e gli ho chiesto praticamente cosa sta succedendo, insomma, che ci spiegasse un attimino. Allora, questa intervista l'abbiamo estrapolata dal settimanale Ecomondo. Se la regia centrale è pronta, chiedo lumi a Rosario Moreno, possiamo farla sentire ai nostri ascoltatori. Perfetto, allora mandiamo. Bene. Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter, in studio Massimo Bonella. Dunque, vi ricorderete sicuramente l'incidente ferroviario a Viareggio, quando esplose un treno merci con delle bombole con dei carri che portavano GPL. Dunque, il disastro lo ricordiamo tuttora adesso. Ecco, pensate che a Chioggia, siamo praticamente in provincia di Venezia, hanno portato dei grandi serbatoi, devo dire giganteschi, di GPL, che per quanto siano messi in sicurezza, in caso di esplosione vi lascio immaginare cosa potrebbe succedere. In collegamento con noi abbiamo un nostro amico sindacalista della CGIL, lui è Scarpa Gianluca, che saluto. Scarpa, ci sentiamo? Sì, ti sento Massimo, ciao, dimmi tutto. Ecco, perfetto. Una tua, diciamo innanzitutto, considerazione su questi enormi serbatoi di CPL che vi portano vicino alla tua città. Sì, Massimo, guarda, non c'è molto da dire. Noi siamo, io sono un cittadino residente di Chioggia, oltre sì a essere delegato sindacale della CGIL, sono un cittadino residente di Chioggia. E siamo veramente stupefatti da quello che sta succedendo, non abbiamo parole, perché ci stanno piantando questo deposito di GPL di ben 9.000 metri cubi di prodotto. Ma la paradossalità dove sta? Che è vicinissimo al centro storico, vicinissimo a un ambiente che viene riconosciuto dalle belle arti come un ambiente particolare, molto delicato, e non si sa come sono arrivati i permessi, e pensa che in linea d'aria siamo a circa 300 metri, anche meno, dalle prime abitazioni. Ecco, infatti era oggetto di domanda, volevo chiederti a quanto eravate vicino. Ecco, ma lì la gente cosa dice? La gente, abbiamo messo su un comitato per protestare, e ovviamente fino a un certo punto non si è saputo nulla, perché i permessi sono arrivati in sordina nel 2014, e non si sa bene chi abbia dato i permessi. Sembrerebbe che dietro ci sia un cambio d'uso di un deposito petrolifero che era sulla costa di poche centinaia di metri cubi, che serviva al porto commerciale. È stato fatto un cambio d'uso e per in qualche modo strano, non riusciamo ad afferrare poi come si sia arrivati a questa cambio d'uso, che ha portato dal piccolo deposito di qualche centinaia di litri di carosene, siamo arrivati ai 9.000 metri cubi di GPL.
la società che lo sta costruendo porta avanti la cosa a testa bassa perché dicono che i permessi li hanno, il comitato cittadino sta cercando in tutti i modi di bloccarlo, ma stiamo rimbalzando l'italiana contro un muro di gomma. Ecco, Gianluca, tu ti ricorderai sicuramente la tragedia a Viareggio? Sì, la ricordo, sì. Ecco, quindi che effetto ti fa vedere adesso questa minaccia sulla tua città? Guarda, siamo veramente preoccupati, perché come ti dicevo è vicinissimo alle abitazioni e comunque nel quotidiano c'è il rischio di avere odori maleodoranti per il fatto che il GPL viene addizionato di un gas che serve praticamente per dargli l'odore, che è lo stesso odore che praticamente c'è il metano, perché nasce senza nessun profumo il GPL, viene addizionato dopo con un qualcosa che è maleodorante. Quindi il primo problema è che nel quotidiano, con piccoli spanti, con la quotidianità dell'attività lavorativa dello stoccaggio e della movimentazione di questo prodotto, potremmo avere odori in paesi di sostanze comunque nocive. Ma poi il rischio è dell'incidente rilevante che potrebbe venirsi a verificare. La società che lo gestirà dice che è in sicurezza perché i serbatoi sono bunkerizzati, il timore comunque c'è perché i quantitativi sono enormi. Non dimentichiamo poi che nei momenti di scarico, perché cos'è che si farà? Si arriverà con le navi gasiere da 30.000 metri cubi, nel momento di scarico avremo la nave in rada, ferma, in banchina, più i 9.000 metri cubi, quindi avremo un quantitativo esagerato di prodotto in quei momenti là, con tutto quello che ne consegue. Quindi la popolazione è seriamente preoccupata. Stiamo portando avanti questa lotta, ma sembrerebbe che all'italiana non si possa far nulla, dobbiamo tenercelo, ci dicono che dobbiamo tenercelo perché la necessità nazionale è quella di avere sul territorio questi prodotti. Insomma, mi sembra a me, Gianluca, che la vostra città sia presa un po' troppo di mira. Ricordo nel 2011 volevano addirittura impiantarvi una centrale atomica. Sì, è un'altra follia, per fortuna che poi il referendum ha detto di no. Si voleva piantarla proprio qui nel territorio comunale, grazie al cielo è stata scongiurata. La questione del GPL invece purtroppo sta andando avanti a gonfie vele, il deposito è quasi costruito e si dice che partirà alla volta del mese di agosto del 2017. Ecco, un'altra domanda, anzi l'ultima, Gianluca, e poi concludiamo. Ecco, i giornali ne parlano abbastanza secondo te? Guarda, i giornali sì, ne parlano, ma la notizia sembra, sai, che sia ormai già siglato tutto. Sembra che i giornali vogliano dire a tutti i costi dovete tenervela, non c'è nulla da fare. Noi invece di cittadini fino in fondo cercheremo in tutti i modi di bloccare la costruzione e di farla spostare. Nessuno non vuole queste cose sul territorio, ma non così vicino ai centri abitati. Bisogna trovare luoghi lontani, luoghi che vicino non abbiano scuole, non abbiano abitazioni e che ci sia una distanza di sicurezza. Certo, ovviamente. Io Gianluca ti ringrazio, ti auguro naturalmente un buon lavoro, anche perché penso ne avete con tutte queste battaglie, qui Chioggia sembra che ogni anno ne abbia una, insomma. E noi intanto mi congedo dei nostri radioascoltatori, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana. A presto. Massimo, è un'intervista la tua che purtroppo raccoglie ancora una fascia di malcontento del nostro paese. Sì, è l'ennesima dimostrazione. È l'ennesima dimostrazione di che cosa? Di un'assenza totale di logica nelle scelte che vengono operate sui territori. Ma chiaramente? Pensiamo, insomma, che l'ultima espressione popolare sia stata molto chiara, per cui credo che saranno diverse le cose che cambieranno. E un'altra bella dimostrazione si è avuta qualche tempo fa al Cormons Libri 2016. Anche in quell'occasione tu, Massimo, hai avuto modo di incontrare il dottor Giuseppe Lombardo, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, che ha incontrato gli studenti delle scuole superiori a Cormons in provincia di Gorizia e ha parlato loro di mafia e di legalità. Magari se vuoi mandare in onda l'intervista che tu hai potuto fare al dottor Lombardo,
di modo che poi intorno alle 22:30, come anticipato, possiamo collegarci con Giorgio e magari commentarlo. Certo, ma dunque, intanto do una comunicazione tecnica alla regia, sì, ecco, va meglio, ho capito qual era il problema. Allora, io vi faccio una domanda a voi, ma scusate un attimo, ma di fronte a queste nefandezze, occorreva, faccio riferimento al sito nucleare che volevano fare lì a Chioggia, occorreva fare un referendum e spendere un sacco di soldi per una cosa che è logica capire che non va fatta, anche se comunque ho visto, ho sentito purtroppo, tant'è vero che mi sono trovato anche circondato in una specie, diciamo così, chiamiamola assemblea sindacale, di persone che mi davano contro a me, venga perché così abbiamo posti di lavoro eccetera, poi non si preoccupano se i loro figli magari un domani saltano in aria o vengono contaminati eccetera, cioè c'è anche tanta, come dire, ignoranza. Comunque la domanda è questa: occorreva fare un referendum per dire che non si può fare una cosa del genere? Occorreva fare anche questo referendum del sì e del no, questa cavolata? E allora adesso vedete, qualcuno si sta alzando la maschera. Qualcuno adesso col no che ha vinto alla grande, qualcuno si sta alzando la maschera. Iniziamo a capire da chi siamo circondati. Mi fermo qui, anche se potremmo in qualche maniera stare sempre nel tema. Dunque, hai parlato. Sì. Massimo, scusami, questa domanda magari la potrai rivolgere dopo a Giorgio. E comunque penso che la risposta sia sì, è servita un po' per le ragioni che dicevi tu, e cioè che ormai si stanno delineando meglio i contorni dei visi di questa gente che fino ad ora ha indossato la maschera, un po' perché è servito anche a dare un bel segnale, no? Noi ci siamo, la cittadinanza c'è, il cittadino c'è, il popolo c'è, quindi non possono continuare a comportarsi come se noi fossimo inesistenti o delle entità non ben definite. Abbiamo dimostrato, sì, di avere una personalità, e questo, certo, e certo, questo li ha indotti evidentemente adesso a muoversi con molto più, con molta più attenzione, e quello che sta accadendo in queste ore la dice lunga. Assolutamente sì, ma questa, visto che abbiamo qualche minuto in più di tempo, questa è una situazione che insomma è ora di finirla, insomma voglio dire, ora qui si parla per esempio di antimafia, no? Questi magistrati che sono in prima linea, che vengono attaccati dalla politica, mi ricordo anche all'epoca con Giovanni Falcone, insomma vi sembra che siano cose normali queste? L'ha detto Giulia Sarti prima nell'altro, sì, collegamento, no? Ecco, no, volevo semplicemente ribadire. Allora, vi facciamo ascoltare questa intervista al PM Giuseppe Lombardo, in occasione appunto di questo incontro con la cittadinanza, siamo in località Cormons, in provincia di Gorizia. Ho visto molti giovani partecipare, che normalmente questo non sempre accade. Ecco, qui mi ha fatto veramente piacere. Dunque, il sottoscritto lo ha intervistato, intervista realizzata in collaborazione con Antimafia 2000. Adesso vi faremo sentire neanche un breve estratto, vi faremo sentire proprio tutta l'intervista. Allora, solo un attimo, perché la regia adesso la fa Radio Favaro. Allora, qualche istante. Secondo lei, questo binomio scuola magistratura, ecco, può essere un modo per portare la legalità agli studenti? Bene, solo, sì, solo un attimo, credo, perché sia, sì, un problema tecnico con Massimo. Vediamo, Massimo non lo sento. Vai tu, Antonella, perché adesso forse sta, sì, arrivando Massimo. Massimo, ci sei? Sì, cosa succede? Che non si sentiva niente. Ah,
Che strano, eppure qui mi sembra che tutto, vediamo, ripartiamo, allora vediamo sì. Un attimo di tornare indietro, solamente qualche istante, d'altronde io dico per chi ci ascoltano anche da fuori, per la prima volta, queste sono le nuove tecnologie che sono sempre un po' in fase sperimentale, allora vi prego di pazientare solamente 5 secondi. Perfetto, allora qualche secondo ancora e sentiamo questa intervista. Ci siamo. Temo che purtroppo si continua a non sentire, Rosario. Sì, non si sente niente. Dunque, questa intervista è stata pubblicata anche sul sito di Antimafia 2000, quindi magari se vogliamo provare a riprenderla da lì, Rosario, e inviarla da lì, forse riusciamo a farla ascoltare a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Certamente, vediamo un attimo. Ecco, nel frattempo che tu e Massimo vedete un po' come poterla mandare in onda, io informo i nostri ascoltatori su quelli che sono i titoli più importanti, o meglio in evidenza, su antimafia2000.com. Allora, sì, vai pure Antonella con questa cosa qui, a me mi sì. Sembra che era tutto regolare, ma probabilmente c'è un ritorno da qualche cosa, allora è meglio che ci pensa la regia centrale, prego Antonella. Sì, forse è meglio. Allora, intanto per iniziare cominciamo con segnalare l'editoriale di Saverio Lodato: fra Matteo Renzi e il CNEL, gli italiani hanno scelto il CNEL. E credo che il titolo sia già sufficientemente esplicativo del contenuto dell'articolo. Andiamo ancora avanti, caso Agostino, la famiglia, dunque scusate un istante, stasera la tecnologia non ci accompagna, mi sembra abbastanza evidente. Caso Agostino, la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione, no alla tirannia, vince l'Italia della Resistenza, firma di Giorgio Bongiovanni. Un no costituente per un'Italia libera di Lorenzo Baldo. Ancora Ardita, una riforma penale da cambiare e una Costituzione da difendere, sempre a firma di Lorenzo Baldo. Poi l'articolo che parla proprio di Lombardo. Speriamo che la regia riesca quanto prima a inviare l'intervista fatta da Massimo Bonella. E Cosmos Libri, il PM Regino agli studenti: siate consapevoli, la strada della mafia oggi non ci aiuta proprio la tecnologia, mi dispiace, purtroppo c'è un momento, questo problema. Ci siamo quasi, aspetta, ci siamo quasi bene. Allora guardate, faccio un attimo un breve cappello io per non buttare lì così grezzamente. Dunque dice: parlare agli studenti, questo riprendo l'articolo che è stato pubblicato anche su Antimafia 2000, parlare agli studenti di mafia e legalità è fondamentale per far conoscere la sensibilità che soprattutto in alcuni territori si rischia di non avere. Ne è convinto Giuseppe Lombardo, PM di Reggio Calabria, intervistato per Pianeta Oggi a margine dell'evento Corbons Libri 2016. Proprio sul ruolo dei media nazionali, il magistrato ha commentato che non esiste un'informazione sufficiente, quello che dicevo, vi ricordate, alle 18:30. Andiamo avanti, prosegue Lombardo, dice: occorre imparare a raccontare le mafie per quello che sono diventate, ha spiegato, e abbandonare quegli stereotipi di mafiosi che non esistono più da decenni. La mafia, infatti, ha aggiunto, si è trasformata, diventando qualcosa che si fa più fatica a riconoscere, e per questo Lombardo ha invitato ad utilizzare una sensibilità diversa. Ecco, questa è stata una spiegazione molto, devo dire, incisiva, profonda e molto interessante. Allora possiamo pure partire con l'intervista. Perfetto, ci siamo.
Buonasera, benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi. Dunque, in occasione di un convegno che si era tenuto a Gorizia, in provincia di Gorizia, precisamente in località Cormons, il sottoscritto ha raggiunto, in collaborazione con la testata giornalistica Antimafia 2000, il PM Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria. Può partire il nostro servizio. E diventano mafiosi ovviamente nel contatto. Secondo lei questo binomio scuola magistratura, ecco, può essere un modo per portare la legalità agli studenti e ai giovani? Ma io ci credo molto, quindi accolgo volentieri, voglio dire, gli inviti che mi vengono fatti, soprattutto perché sono convinto che parlare ai ragazzi di questi temi sia fondamentale per far crescere una sensibilità che spesso e volentieri, soprattutto in certi territori, si rischia di non avere. Quindi anche stamattina lo abbiamo fatto molto volentieri, abbiamo cercato di spiegare loro quello che sono diventate le mafie, diciamo, nell'ultimo periodo, e soprattutto, voglio dire, quanto sono diventati difficili da individuare. Ecco, a volte si sente parlare, ma non solo a volte, anche spesso, che la mafia ormai è attenuata. Cosa ci può dire a tale proposito? Beh, mi pare di essere stato chiaro, cioè, è apparentemente attenuata perché si è trasformata ed è diventata qualcosa probabilmente che ognuno di noi fa più fatica a riconoscere. Queste sono le evoluzioni normali di un fenomeno molto strutturato, molto complesso. Ecco perché ho invitato tutti a utilizzare una sensibilità diversa, proprio per cercare di capire cosa le mafie sono diventate e cosa diventeranno. Secondo lei lo Stato vi dà delle armi ben affilate o siete di fronte a delle armi spuntate? No, astrattamente gli strumenti di contrasto ci sono, il problema diventa un problema difficile da affrontare quando mancano le risorse e quando soprattutto in determinati territori le forze in campo non sono proporzionate a quella che è la dimensione del fenomeno mafioso. Penultima domanda, il ruolo dei media secondo lei è sufficiente? Fanno una informazione sufficiente, parlo a livello nazionale, a parte noi locali? Le dico seccamente no. Bisogna, soprattutto a livello nazionale, imparare a raccontare le mafie per quello che sono diventate e soprattutto bisogna abbandonare gli stereotipi di mafiosi che, per quanto mi riguarda, sono non esistere più da decenni. Ecco, ultimissima cosa, un messaggio da dare ai giovani oggi? Ma ovviamente di credere in uno Stato che è composto da tantissime persone per bene, da funzionari capaci, da magistrati e forze dell'ordine che sanno riconoscere fino in fondo non solo il proprio ruolo ma i fenomeni criminali di tipo mafioso e di non accogliere indicazioni che invece vogliono cercare di far passare l'idea che lo Stato italiano non è in grado di contrastare adeguatamente i fenomeni mafiosi, per quello ovviamente che sono diventati negli ultimi anni e per quello che verosimilmente diventeranno in futuro. Lo ringrazio, va tutta la nostra stima della nostra redazione. Grazie, grazie a voi. Riprendiamo da studio, ringrazio il PM Giuseppe Lombardo per queste considerazioni che ci fanno riflettere, grazie anche a voi che ci avete seguito, gentili signore e signori, buonasera. Giorgio Bongiovanni, eccolo, lo vedo, Giorgio ci sei? Sì, ci sono. Buonasera Giorgio. Buonasera Giorgio. Buonasera, buonasera. Grazie. A tutti. Ciao dottore. Grazie per essere con noi. Buonasera, ciao Giorgio. Ciao Giorgio, da Venezia. Ciao Massimo, buonasera a tutti, a Rosario, a tutti. Ciao Giorgio. Allora, Giorgio, noi stavamo cercando di far ascoltare a tutti gli amici di Radio Science l'intervista che Massimo Bonella ha potuto fare a Cormons al giudice Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto di Reggio Calabria. È stata una giornata bellissima, tu sei stato, si può dire, il punto di congiunzione tra gli studenti, i ragazzi delle scuole superiori di Cormons e il sostituto procuratore Giuseppe Lombardo. I ragazzi stanno crescendo tantissimo nella nostra società e stanno assumendo un ruolo sempre più importante, l'hanno dimostrato anche con l'ultimo referendum. Nell'incontro con Lombardo, cosa hai registrato da parte loro? Qual è stata la sensazione, l'impressione che ti hanno dato?
Ma parlare ai ragazzi è sempre un'emozione e non è facile, perché devi spiegare un argomento molto difficile e purtroppo drammatico nello stesso tempo, che è il fenomeno della criminalità organizzata. Purtroppo è un tema che loro affrontano poco nelle scuole, adesso di più grazie a Dio negli ultimi anni, però bene, ho sentito, certo, ai ragazzi devi parlare semplice, devi spiegare le cose in modo che arriva al loro cuore, e credo che Giuseppe Lombardo è stato abbastanza incisivo e poi semplice, anche credo che abbia colpito i giovani gli aneddoti che lui ha raccontato, molto significativi, del potere che ha la mafia in Calabria, quando ha raccontato che i boss uscivano dal carcere e facevano dei sondaggi attraverso pagamento di debiti e riscontravano che la città era nelle loro mani. Quindi secondo me è stato un bellissimo incontro, e poi sappiamo che il pubblico ministero Giuseppe Lombardo è uno di quei magistrati che è minacciato di morte dall''Ndrangheta perché lavora sul serio, non solo arresta, perché lui è pubblico ministero in molti processi, è anche colui che negli ultimi mesi, insieme agli altri suoi colleghi, al procuratore capo di Reggio Calabria, ha dimostrato che la mafia, l''Ndrangheta, non è solo un'organizzazione criminale fatta di assassini, ma anche ci sono dei collegamenti con dei personaggi, con delle purtroppo istituzioni che sapevamo, ma la novità è che l''Ndrangheta ha affiliati all'interno della stessa personaggi della politica, dei poteri cosiddetti forti. Quindi per me è andato benissimo, sì. Ma Giorgio, ma siamo sempre alle solite considerazioni che purtroppo sono sempre attuali. L'ultimo baluardo è quello della giustizia, quella vera, no? Quello di giudici coraggiosi, sì, che sì, devono fare quello che non fa la politica. Il compito educativo della popolazione dovrebbe spettare alla politica, quella pulita. La politica non lo fa, anzi si fa corrompere. E l'ultimo baluardo è quello offerto dai giudici, non tutti purtroppo, solo sì, alcuni molto coraggiosi, molto bravi. Dopo di loro non c'è più niente. Abbiamo ancora delle speranze, secondo te? Ma sono d'accordo con questa considerazione, però speriamo che non sia solo così, ecco. Noi ci sforziamo di portare avanti, di raccontare certi fatti, purtroppo la stampa non è da meno nel non dire niente o essere alleata dei poteri, però a parte noi, piccola realtà del giornale Antimafia 2000, ma ci sono altri giornali come il Fatto Quotidiano che cercano, insomma, di raccontare le cose come stanno. Sì, e l'ultimo baluardo è, grazie a Dio, con la vittoria del referendum con il no, siamo riusciti almeno temporaneamente ad allontanare lo spettro, il mostro che si stava avvicinando, che era quello, anche non tra le altre gravissime lacune che aveva queste riforme, c'era anche quella successivamente, se avesse vinto il sì, di imbavagliare la magistratura, cioè di metterla sotto scacco del potere della politica. Non ci sono riusciti, quindi io sì, qualche speranza ancora ce l'ho. Dobbiamo lottare e stare molto attenti.
Ma infatti, Giorgio, la speranza ci è offerta, se tu condividi questa considerazione, non tanto da quello che dicono questi giudici, ma soprattutto da quello che fanno. Eh sì, certo. Io credo che il popolo, la nostra nazione, ha bisogno di vedere prima i danni e poi intervenire. Un 54% di una percentuale che non vota e che viene drasticamente aumentata, perché adesso c'era in ballo un percorso, un'iniziativa diversa, la dice lunga su quanto i cittadini siano attenti. Non è vero che i cittadini non sono attenti, sono attenti, ma sono molto spesso demoralizzati, demotivati. Quindi l'unica speranza è continuare a vedere questi giudici che sono, ripeto, l'ultimo baluardo, ma sono l'ultima speranza che abbiamo, perché ormai noi dobbiamo difenderci, credo che tu possa condividere, dobbiamo difenderci da questa politica, non dobbiamo soltanto cercare di gestirla, ma addirittura difenderci. Noi abbiamo avuto una serie di menzogne che sono state raccontate da questa politica e dalle quali abbiamo dovuto difenderci, soprattutto col senno di poi. Noi abbiamo avuto un'iniziativa da parte di una schiera di politici che ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra. Abbiamo ancora di più perso credibilità nei confronti di una politica che non ha più nulla di chiaro, insomma, di trasparente. Non lo era prima, adesso è più di prima. Tu questa diagnosi penso che la condivida. Sì, totalmente, però c'è una ragione per la quale la politica, cioè chi governa, in sostanza chi sta in quel settore, in quelle stanze di potere, c'è una ragione ben precisa perché mente. Non mentono perché, a parte alcuni purtroppo che sono veramente cronici nella corruzione e nella disonestà, però in genere la politica, il potere in questo momento deve mentire perché ci sono degli accordi, delle alleanze, e bisogna dare delle risposte a determinate nazioni potenti, mi riferisco agli Stati Uniti d'America, che hanno nel nostro paese delle pretese. Già ce li abbiamo dentro il territorio con con innumerevoli basi militari, che già questo è anomalo, ma poi c'è anche un'interferenza sfacciata assolutamente inaudita, inaccettabile. Se voi ricordate, Renzi ha proposto insieme ad altri personaggi del Partito Democratico, non tutti ma la maggior parte, questo referendum dopo che ha avuto delle istruzioni ben precise dagli Stati Uniti. Tant'è vero che malgrado ha vinto il no, la Casa Bianca, il portavoce, ha detto: va bene, l'Italia è un paese democratico, il popolo ha risposto, ma le riforme di Renzi le dovete fare lo stesso. Cioè, ma scusa, ma falle a casa tua le tue riforme, noi siamo un paese indipendente. Quindi questa frase agghiacciante, che non ha capito nessuno, credo nessuno, tranne pochi, significa che adesso chiunque va al governo, anche se ci saranno delle elezioni, se non c'è questa linea direttiva che deve essere messa in pratica, io non lo so che cosa può succedere. Purtroppo la storia del nostro paese è una storia drammatica. Quando c'era una politica di opposizione o si affacciava qualche progetto positivo per il popolo del nostro paese, io ricordo il caso Moro per esempio, ricordo altri fatti, e il popolo votava, c'era il pericolo che potesse votare altre forze politiche che potevano andare al governo. Ci sono scoppiate le bombe, il 2 agosto dell'80 hanno messo una bomba alla stazione uccidendo 80 persone innocenti, inermi,
perché non doveva passare determinati progetti politici. Il presidente Aldo Moro della Democrazia Cristiana è stato sequestrato e rapito perché per la prima volta nella storia voleva aprire con larghe intese ad altre forze politiche con idee diverse dagli americani, ed è stato sequestrato, uccisa la sua scorta, è stato ucciso ormai lo sappiamo tutti, è il segreto di Pulcinella, perché l'America e gli Stati Uniti si sono imposti l'uccisione, hanno infiltrato le Brigate Rosse, e altre volte questi poteri si sono serviti persino della mafia, della criminalità organizzata, per mandare avanti attraverso la politica dell'omicidio le loro ragioni di potere. Adesso è successo questo, quindi i giudici sono un baluardo, ma potrebbero fare degli attentati a questi giudici, non tanto, cioè non solo per il lavoro che fanno benissimo attaccando la criminalità organizzata e le loro alleanze di alti livelli, ma non solo per questo, anche per ragioni politiche. Quindi fare un attentato al giudice Di Matteo, a Lombardo, a persone come loro, purtroppo Di Matteo è il più esposto, oggi significherebbe non dovremmo stare a far passare 50 anni per capire chi è stato, lo sappiamo da dove verrebbe quest'ordine di morte. Speriamo, stiamo uniti, lottiamo, che il popolo non si addormenti, perché adesso siamo in pericolo, molto in pericolo, ben più di prima evidentemente. Giorgio, durante la... paradossalmente sì, paradossalmente in pericolo di vita ci sono degli uomini di Stato onesti in questo momento che sono in pericolo di vita, esattamente come continua ad essere in pericolo la stessa democrazia, perché non credo che il no detto a gran voce dal popolo per questo referendum sia stato ben accetto. C'è un atteggiamento un po' più cauto da parte delle varie forze politiche, è come se si fossero ripresi davvero da una sberla, si stanno guardando attorno per cercare di capire cos'è cambiato, perché qualcosa è cambiato. Una risposta così forte in altre circostanze non l'abbiamo data, non è stata data. Evidentemente è il segno che qualcosa sta cambiando, ed è il segno di una grande stanchezza da parte della cittadina, dei cittadini. Durante la diretta delle 18:30 abbiamo avuto modo di parlare con l'onorevole Giulia Sarti, che oltre ad essere onorevole del Movimento 5 Stelle è anche membro della Commissione parlamentare antimafia, e ci siamo chiesti se non fosse giunto oramai il momento che qualunque governo ci sia da questo momento in avanti, una delle sue priorità deve essere assolutamente la lotta alla criminalità organizzata, ai sistemi criminali integrati, verrebbe voglia di dire. Sì. Al contempo leggiamo su Antimafia 2000 nella cronaca di Miriam Cucu che Lombardo sostiene che questa deve essere una lotta quotidiana e che contro la mafia l'impegno quotidiano c'è, ma mancano le risorse. Allora, che cosa bisogna dare al sistema giudiziario? Quali sono gli strumenti, le risorse di cui parla Lombardo per rendere davvero efficace la lotta ai sistemi criminali integrati? Ma c'è stato il giudice Gratteri, Nicola Gratteri, che è stato chiamato come consulente al governo appunto per dare risposta a questa esatta domanda che tu hai fatto. Ha scritto alcuni punti ben precisi in questa proposta per una giustizia migliore, e l'ha consegnata puntualmente al governo Renzi, ed è stata messa, credo, vicino a un bagno, a un cestino della spazzatura, perché il giudice Gratteri ha spiegato bene che cosa devono fare qualsiasi governo per dare appunto le risorse alla magistratura, e diceva lui, se non erro, in 7-8 settimane vincere la lotta contro la mafia.
cioè quando un giudice ti dice io ti dico quello al governo, quello che tu devi fare per noi magistrati, se ci dai questo noi in un paio di mesi la mafia non c'è più, cioè un fenomeno criminale che dura da 200 anni, che cosa poteva fare il governo? Prenderlo e cestinarlo, perché viene chiesto dai magistrati veri, quelli non i burocrati, da quelli che fanno veramente la lotta alla mafia, più risorse, quindi viene chiesto più tecnologia multimediale, viene chiesto di abolire determinati passaggi nella procedura penale della giustizia, viene chiesto di rafforzare i poteri dei magistrati in determinati settori, e quindi quando soprattutto si scopre e viene dimostrato che i politici sono coinvolti, condanne molto più severe per un traffico di droga, oggi fai 7-8 anni, invece i magistrati chiedono 20-25 anni. Quando tu vendi, anche se sei un soldato semplice della mafia o anche un potente, vendi la droga e guadagni miliardi di euro, ma ti prendono, fai 5 anni, 6 anni, poi con la legge Gozzini e tutte le varie sconti di pena ti fai 3-4 anni, è ridicolo, tutti se li fanno i veri mafiosi, criminali, il carcere, anche perché è un'esperienza assolutamente dovuta per fare carriera nella mafia, fare il carcere. Invece faccio degli esempi: rafforzare la pena del traffico di droga e portarla a 25 anni, 28 anni, sarebbe molto ma molto più efficace, e tante altre cose che sarebbe lungo elencare. Voi avete mai sentito parlare dal governo, avete mai sentito dire abbiamo ricevuto una proposta importantissima dal giudice Grattere e dagli altri magistrati? No, perché non si può sconfiggere la mafia, in quanto la mafia è parte del sistema di potere in Italia, e dico grazie a Dio parte, perché mi verrebbe la voglia di dire che è tutto il potere mafioso in Italia non è parte ma è totale, ma non lo dico appunto perché ancora le istituzioni del nostro paese, malgrado tutto, funzionano, purtroppo sono occupate da delinquenti, molte di queste istituzioni da delinquenti. Pensate che adesso l'ex presidente Napolitano adesso si è zittito, ma lui è uno di quei delinquenti statisti, delinquenti del nostro paese, che aveva garantito questa riforma mafiosa ed è stato anche il garante della trattativa mafia-Stato. Quindi se un magistrato dice mi dai le strutture, gli uomini, rafforzi la polizia giudiziaria, rafforzi i servizi segreti, ma non quelli deviati, quelli che devono lavorare a nostro favore, rafforzi i tribunali, fai dei tagli alle burocrazie che non servono a niente, io ti sconfiggo la mafia, dice la magistratura in 3 mesi. Ma Gratteri è un fuori di testa, è un pazzo, non si può. Infatti quando Renzi lo voleva nominare ministro della giustizia è stato posto il veto da Napolitano, gli avrà detto a Renzi ma tu sei matto, se noi mettiamo Gratteri al ministro della giustizia l'Italia, questa Italia di potere mafioso è finita, non c'è più. E siccome bisogna rispettare certe regole economiche, pensate che la mafia fattura in nero ovviamente 170 miliardi all'anno, quante finanziarie si possono fare, quanto bene si potrebbe dare di lavoro. Pensate che in 3-4 anni, se noi
mettessimo le mani nei soldi della mafia, in 3-4 anni abbiamo pagato tutto il debito pubblico. Invece non si può, perché ho detto all'inizio, non c'è solo la mafia. La mafia ha all'interno di essa degli affiliati, una componente, appunto, dicevamo, di Lombardo, una componente invisibile che tutti sapevamo. Io, da quando sono nato in Sicilia, da quando sono nato so che la mafia è alleata con la politica, tutti lo sappiamo, ma adesso attraverso le prove giudiziarie riscontriamo che la mafia all'interno ha degli affiliati che appartengono al potere, sono il potere. Prego. Giorgio, so che ne hanno parlato anche prima alle 18.30, ma una considerazione credo sia condivisibile, quella di aver dovuto intanto leggere, studiare o comunque constatare per molti che noi abbiamo una Costituzione. Sì. Questo referendum ha indotto molti di noi a studiare gli articoli in ogni sua parte, oltre che allora. Ma alcuni addirittura hanno scoperto che abbiamo una Costituzione, mentre l'Europa non ce l'ha, insomma. E quindi all'interno di questi articoli la nostra politica ha inserito dei commi. Io poi magari alcuni sono stato fortunato perché sono riuscito a leggerli, qualcuno me li ha fatti notare, che erano così ambigui da mettere in discussione l'intero apparato, diciamo, di cambio, perché il cambio che era stato proposto a questa politica riguardava circa 40 e rotti articoli. All'interno di questi articoli c'erano quindi delle piccole trappole, piccole grosse trappole che mettevano in dubbio. Tu pensi che questo percorso sia stato un'iniziativa di un politico che ha avuto molta fiducia nell'ignoranza degli italiani? No, questa è stata un'iniziativa del sistema di potere mondiale capitanato dagli Stati Uniti d'America e da altre nazioni potenti e da quelle lobby economiche multimiliardarie che hanno interesse nel nostro paese a avere strada libera, avere libero passaggio per poter fare i loro sporchi lavori economici. Tra questi, per esempio, il lavaggio del denaro sporco, tra questi per esempio avere la possibilità ai ricchi di essere più ricchi, delle scorciatoie, e i poveri sempre più poveri, fare rispettare le leggi ai poveri disgraziati, cioè noi, mentre loro avere campo libero per poter operare come vogliono. E ovviamente, lo dico io questo, sottinteso si capisce, dare ancora più spazio di movimento alle mafie economiche. E questo non è stato a volontà di Renzi. Renzi è stato lo strumento adatto per far sì che questa operazione potesse andare in porto. Invece il popolo italiano ha avuto paura, da un lato ha visto noi che generalmente dormiamo, noi che tifiamo Italia, Italia allo stadio e poi non ce ne frega niente, noi ci siamo accorti, il popolo italiano, che questo mentiva. Quindi se se ne è accorto il popolo italiano, che normalmente dorme ed è indifferente, pensate quante menzogne spudorate questo ragazzo giovane Matteo Renzi, rampante, di talento, perché ha un talento politico affascinante, ha lanciato menzogne su menzogne. Poi, come dire, domani esce il sole e pioveva, domani piove e usciva il sole, sapendo che era al contrario. Quindi le persone hanno scoperto che, per la terza volta consecutiva, perché ci ha provato Craxi, ci ha provato Berlusconi, ci ha provato Renzi, noi la Costituzione non la vogliamo toccata, perché non solo i magistrati sono l'ultimo baluardo,
l'ultimo baluardo è proprio la Costituzione. Certo, va migliorata perché ci sono molti passaggi burocratici che non vanno bene, ma una cosa è migliorarla, ridimensionare quella scrittura del 1947 e proiettarla sul piano della vita moderna, dell'attualità. Altra cosa è cancellare determinati articoli che erano fondamentali, cioè renderli incomprensibili, e tante Giorgio, altre cose. Scusami, non ti volevo interrompere, ti vorrei girare. Ti vorrei solo rivolgere una domanda che arriva dalla chat. Buonasera a tutti, sono Davide da Bari. Volevo porre una domanda a Giorgio. Ora che la riforma Boschi-Renzi è stata pienamente bocciata, con una forte partecipazione degli italiani in difesa della Costituzione, appoggiata da multinazionali e quindi anche dalle mafie, quale sarà la prossima mossa di questi ultimi? Poiché Renzi ha difeso durante il suo mandato le mafie economiche, soprattutto ora che il presidente Mattarella ha un compito decisionale importante dopo le dimissioni di Renzi. Grazie. Ma io non so se il presidente Mattarella è il nostro presidente della Repubblica. Sulla carta mi sembra di sì, ma è così inesistente che a volte mi sembra che non abbiamo presidente. Quindi non lo so. La mia paura è che il Presidente della Repubblica non ha la forza di prendere nelle mani una situazione molto grave, imporsi e fare rispettare le regole. Quindi non lo so, speriamo, voglio dire, io ho speranza che lui convochi, incarichi qualcuno prima di arrivare alle elezioni che possa, questa barca che ha tante falle, perlomeno tapparle e andare avanti piano piano per poi fare le elezioni. Bisogna fare le elezioni subito, e la mia paura è che non le vogliono fare o le vogliono fare attraverso disgrazie, tragedie. Quindi dobbiamo stringerci tutti, essere molto attenti, essere attivisti, non smettere questo attivismo che comunque ha dato prova vincente, perché abbiamo vinto questo referendum perché l'attivismo di piccoli giornali come il Fatto Quotidiano, che ha speso, si è giocato la faccia, e in realtà giornali come il nostro, piccolino, Porta a Porta, associazioni di volontariato, associazioni antimafia, si è mosso. Sì, il territorio si è mosso molto. I grandi mezzi di comunicazione erano tutti proni a Renzi. Poi l'altro ieri ho visto quelle facce dei colleghi giornalisti, quelli bravi, quelli famosi, facce da culo, che grazie a Dio c'era anche Travaglio che gli ha sputato sulla faccia, e loro non sapevano cosa rispondere malgrado Mentana, poveretto, cercava di mediare. Vedevo i grandi giornalisti di Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa, paradossalmente il più bravo di tutti, ovviamente oltre Travaglio, era il giornalista del Giornale di Berlusconi, che dava ragione a Travaglio. Ma vi rendete conto? Il nemico numero uno del Giornale di Berlusconi, il vice direttore Becchis, che tra l'altro si è occupato anche di me, questo signore, dava ragione a Travaglio. Quindi che fine ha fatto i grandi direttori, i grandi giornalisti? Quello dava ragione a Travaglio, che diceva siete venduti. Siete stati proni durante la, e loro cercavano di arrampicarsi, no, ma noi siamo stati imparziali, vergogna. Sono stati lo zerbino del presidente Renzi, i grandi giornali, e hanno perso.
Ma mi viene da dire, sapete che io sono un credente, che la mano di Dio c'è stata, perché non me lo so spiegare come è stata questa vittoria. Comunque sono contentissimo e dobbiamo stare attenti, molto attenti, perché in questi giorni sotto Natale, dopo all'inizio dell'anno nuovo, mi aspetto che scoppiano delle bombe, muoiono delle persone. Questo è quello che mi fa tanta paura, perché li conosco questi personaggi che non si fermano di fronte a niente. Quindi questa è anche l'altra risposta che tu dai a Davide quando ti chiede che cosa faranno le multinazionali e le mafie. Le multinazionali non faranno niente, perché non si sporcano le mani. Cercheranno in qualche modo, ma più che le multinazionali, che è una parola astratta, noi dobbiamo chiamare le cose come sono. Le multinazionali operano anche in Italia, anche noi abbiamo delle multinazionali, la Fiat è una multinazionale, per esempio. Si adattano alle strategie delle grandi potenze mondiali, delle grandi lobby mondiali. Questo presidente Trump che ha vinto, non lo so che cosa succede. Nominato uomo dell'anno, quello che succede sicuro, quello che succede sicuro è che attaccheranno con molta violenza. Questo è quello che prevedo. Quindi uniamoci, facciamo da scudo ai giusti e scendiamo in campo, perché ne vale il futuro dei nostri figli. Ecco, scusa Giorgio, hai detto attaccheranno, però non si è capito, se puoi ripetere un attimo. Attaccheranno con molta violenza. Ok. Ci sono delle forze criminali militari oscure, come la mafia, che sono a disposizione di questi poteri violenti. C'è ancora un latitante che non trovano eppure vive tranquillamente a casa, che si chiama Matteo Messina Denaro. C'è l'Andrangheta che ha 10 o 20 mila affiliati in Calabria, che fa affari in tutto il mondo. Ci sono a disposizione nelle forze, purtroppo all'interno delle istituzioni, personaggi che muovono determinate fila. Ci sono le banche che stanno fallendo e siccome non devono fallire ci rimetteranno i poveri cittadini. Vedete la Monte dei Paschi di Siena, che non trova 5 miliardi per pagare il debito che ha, 5 miliardi. L'altro giorno siamo andati alla Monte dei Paschi di Siena a fare un prelievo. Io non c'ero, ho mandato dei miei collaboratori, ma se c'ero io andavo con il fucile, con la pistola, a ritirare i nostri soldi, perché non ce li volevano dare. La Monte dei Paschi di Siena ha un debito di 5 miliardi, a giorni fallirà, 450.000 correntisti gli azzereranno i titoli bond, 10 anni, titoli di 50.000, 100.000, 200.000, quei poveri risparmiatori tra poco vanno alla Monte dei Paschi di Siena e diranno loro: i vostri titoli sono scaduti, falliti, non valgono più niente, perché Renzi ha perso, non può dare il via al salvataggio della Monte dei Paschi di Siena. Chi ci andrà di mezzo? I correntisti, come è già successo in passato. Mentre i grandi manovratori della Monte dei Paschi di Siena hanno assicuro il loro malloppo, questa è la gente che governa il nostro paese. Facciamola fuori, nel senso politico ovviamente, nel senso culturale. Chiediamo le elezioni, Antonella, bisogna fare le elezioni. Però votare il Movimento 5 Stelle, perché è l'unica alternativa che c'è. Io non sono mai stato iscritto al Movimento 5 Stelle, non mi sono mai iscritto e non sono nemmeno attivista, ma l'unica possibilità, una su 99, è votare questi ragazzi e vedere che cosa succederà. Non credete in nessun altro,
perché sono tutti bugiardi, sono tutti corrotti, sono però, tutti ormai Giorgio, nel fallimento totale. La legge sul bail-in, diciamo che ce l'ha imposta la Comunità Europea. Renzi l'ha accettata. Sì. Beh, insomma, voglio dire, sì, Renzi l'ha accettata, ma sono anche loro delle belle acciughe. L'Unione Europea si adatta, ripeto, a quelle, da quelle grandi lobby mondiali che governano l'economia mondiale. L'Europa non esiste, non c'è. Io sono a favore dell'Unione Europea. È l'Unione Europea, se non cambia metodologia, è una grande farsa, una grande menzogna. Deve cambiare, devono cambiare nei posti chiave dell'Unione Europea determinati personaggi che remano contro. Mi riferisco al ministro dell'economia dell'Unione Europea e ad altri personaggi. È un'unione questa che sicuramente richiede una revisione, e purtroppo quello che sta accadendo mi sembra voglia indicare esattamente quella direzione. Si parla di populismo, ma probabilmente si vuole a tutti i costi sminuire quella che invece ormai è un'esigenza che non sentiamo più solo nel nostro paese, ma in tutti i paesi aderenti alla Comunità Europea. Giorgio, sono le 23:08, il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi questa sera. Sappiamo che per te è sempre molto difficile, visti i molteplici impegni che hai. Grazie a voi, un abbraccio grande. Un abbraccio grazie, a te. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a te, grazie, e a tutta la redazione di Antimafia. Un abbraccio caro. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio da Venezia. Bene, Massimo, abbiamo notizie dell'ultimo minuto da dare ai nostri ascoltatori? Se non una. Nel frattempo posso informare coloro che ci seguono dall'altro Adriatico che sul digitale terrestre, su Video Telecarnia, sta andando in onda il nostro settimanale. Come notizie vi possiamo dire da il giornale Il Piccolo, confermiamo che sono rientrati a casa i due giovani dispersi sulle Dolomiti friulane. Leggiamo in brevissimo: Tolmezzini, si erano recati nella zona di Forni di Sopra, hanno trascorso la notte al bivacco Marchi Granzotto. In sintesi, la notizia: sono rientrati a valle i due ragazzi del Tolmezzino di 23 anni che erano stati dati per dispersi nella zona del Monfalcon di Forni, nelle Dolomiti friulane a Forni di Sopra. Siamo in provincia di Udine. L'auto dei ragazzi era stata trovata parcheggiata alla partenza del sentiero. I familiari avevano dato l'allarme ai carabinieri, non vedendoli rientrare. I tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra hanno raggiunto a piedi il bivacco Marchi Granzotto, dove i due ragazzi hanno scelto di trascorrere la notte in una zona senza copertura telefonica né copertura radio. Una volta trovati, i due sono rientrati alle proprie abitazioni. Notizia che, ripeto, è stata ora qui estrapolata, vi dico la fonte, da Il Piccolo. Detto questo, vediamo se abbiamo qualche news importante da evidenziare. Dunque c'è qualcosa. Renzi si è dimesso, consultazioni al via. Poi c'è un'altra notizia: Salvini al voto o scendiamo in piazza? Io credo che i signori leghisti possono scordarsi di essere votati ancora. Abbiamo visto a che punti siamo arrivati con questi governi, un'Italia distrutta, tra chi era andato al potere
che apro una parentesi, tanto rivendicava la malpolitica dei governi precedenti, era proprio la Lega. Abbiamo visto i risultati, che sono stati praticamente come tutti gli altri governi, quindi vorrei vedere se adesso qualcuno ha il coraggio di votare ancora per questi signori che li abbiamo già visti operare. Ecco, dunque questo è quello che vorrei focalizzare. Mi meraviglio anche che anche questi pensano di riproporsi al popolo, dunque sperando che vengano votati. Io credo che questo sia... Massimo, scusami se ti interrompo, ma oggi abbiamo appreso che Donald Trump è stato nominato uomo dell'anno. Ah, pazzesco, ma questo è... dopo questo... La pazzia penso... Guarda, la pazzia del pianeta, tra parentesi, come si faceva, no, a scuola in matematica, elevata no alla seconda potenza, ma nemmeno alla terza, ma andiamo su a settima, ottava potenza, capito? Perché è veramente dell'incredibile. Ma senti, devi considerare che ancora una volta ha sconfitto la povera Hillary. Vabbè. Ce ne rammarichiamo profondamente. Guarda, io ti dico una cosa. Io ti dico una cosa, Antonella, e lo dico anche agli ascoltatori. Vedo, quando io vado, prendo la macchina, esco dal centro, inizio ad andare verso le colline, e vedo tutto questo verde, vedo anche gli animali, e vedo gli animali che rispettano l'ambiente, rispettano... cioè addirittura, se possono, ti darebbero affetto a te, uomo, che stai distruggendo il pianeta. E io in quel momento là provo vergogna, non so se mi spiego, io provo vergogna nei confronti degli animali, non so se rendo l'idea di cioè, vi siete accorti quello che ho detto? Certo. Io quando vedo un animale per strada, cioè, mi vergogno, guarda, dico, bellino, tu sei che rispetti tutto, ok, e sai anche amare un uomo che distrugge il pianeta. Vabbè, perché sappiamo ad esempio come vengono distrutti gli animali, proviamo a pensare alla vivisezione, tanto per fare un esempio, proviamo a pensare a, mi fermo qui, alle corride, mi fermo qui, perché potrei fare un elenco molto più lungo ovviamente, no? Ma ci rendiamo conto, e questi piuttosto che odiarci, ok, ci portano affetto. Io veramente, guarda, quando li vedo dico, ma cosa stiamo facendo poi qui? Ma cosa stiamo facendo? Ma io penso che, diceva prima Giorgio Bongiovanni, che è credente, e lo sono anch'io, diciamo, in un Dio universale, che in questa intelligenza che ha creato tutto, ok? E dico, ma se qualcuno da sopra si stufa, si stanca e ritorna giù, non so come la mettiamo dopo. Non so come la mettiamo, quindi bisogna, è bene che certi assassini della vita stiano molto attenti, dico molto attenti. Riporto, Massimo, un commento che ci invia Ugo da Modena, che ha raccolto in chat. Federico dice: mi chiedo nominato da chi, riferendosi a Trump naturalmente. Gli americani, si sa, non brillano per intelletto, guerrafondai come sono. L'affermazione di Federico ci ha zittiti, vedo. Sì. Vabbè, ma questo è normale, perché a me il fatto che Trump sia stato nominato uomo dell'anno, a me c'è, cioè, controversa la cosa, secondo me. Che neanche sul Corrierino dei Piccoli possono scrivere certe cose, arrivano a scrivere certe cose. Quindi, sì, insomma, il problema è che è così, quindi immaginate che direzione sta prendendo il mondo. Ma staremo a vedere. Ci sono cioè, senza fare un'erba di tutta un'erba un fascio, ci sono anche degli americani che sono coscienti della situazione. Ricordo ad esempio la mamma Coraggio, quando andò a chiedere a Bush informazioni, spiegazioni, perché mio figlio deve andare giù a fare la guerra nel Golfo. Perché io la intervistai, quella signora, e per suo figlio voleva per forza andarci, insomma, convinto, e lei non è riuscita a fargli cambiare idea. A dissuaderlo. Fu una storia quella, andò anche in diversi media nazionali. Mi ha colpito quella signora, tant'è vero che
Quando sapevo che veniva qui in zona, subito correvo per dargli la parola, per farla parlare, perché veramente persone del genere hanno da dire, hanno da portare esempi di vita. Cioè, lei scongiurava, come dire, il messaggio che emergeva era questo: ragazzi, state a casa, ma che vadino loro a fare la guerra? Voglio dire, perché i ragazzi devono andare, perché devono essere indottrinati in questo modo qui? Comunque, una nota positiva, positiva. Lì ormai si è capito che nel mondo c'è un potere di tipo, diciamo, per semplificare un po' tutti quanti i discorsi, andiamo un po' a un vertice di una piramide, un potere economico, finanziario, che fa quello che gli pare, praticamente comanda un po' lui le sorti del mondo, no? Allora lì negli Stati Uniti, che andasse su Trump o quell'altra, la Hillary, era contento questo vertice, diciamo così, no? Ma in Italia credo che questo non sia avvenuto, che abbiamo ancora delle speranze, quindi dei giovani attenti, dei giovani che sono degli italiani con cervello, molto attenti al rispetto della vita, molto attenti per il futuro dei propri figli. Quindi credo che l'Italia ha ancora delle possibilità, gli Stati Uniti no, ma l'Italia sì. Considerato che la riforma costituzionale non è passata, ricordiamo che per Costituzione l'Italia ripudia la guerra. Per cui auguriamoci che sia la volta buona, che questa Costituzione, più che riformata, venga applicata, perché è quello che davvero serve. E alle 23:17, con questa speranza e con questo convincimento, salutiamo tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz, ringraziandoli per essere stati collegati con noi sino a quest'ora tarda della notte. Grazie a Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, grazie a Ugo per l'assistenza alla regia da Modena, grazie a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net, e grazie a tutti gli ascoltatori. A mercoledì prossimo alle 18:30 o alle 22, se vorrete. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Benissimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, e volevo ricordare, cioè, per farmi perdonare dell'intervista al PM Giuseppe Lombardo, lo mando in chiusura, così va anche sulle web radio, perché c'è stato un problema, insomma, dappertutto questa sera solo con la rete. Quindi non chiudete, cioè no, voi sì, insomma, ma i nostri ascoltatori dicono non chiudete, perché adesso mando l'intervista di Giuseppe Lombardo. Buonanotte a tutti quanti. Ottimo, Rosario, ecco, col mio ottimo vuol dire tutto. Sì. Un saluto circolare a tutti, inclusi i nostri affezionati radioascoltatori. Perfetto. Che so, stasera ce n'erano qualcuno in più. Ce n'erano. Partita la registrazione. Buonasera, benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi. Dunque, in occasione di un convegno che si era tenuto a Gorizia, in provincia di Gorizia, precisamente in località Cormons, il sottoscritto ha raggiunto, in collaborazione con la testata giornalistica Antimafia 2000, il PM Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria. Può partire il nostro servizio. Secondo lei questo binomio scuola-magistratura, ecco, può essere un modo per portare la legalità agli studenti e ai giovani? Ma io ci credo molto, quindi accolgo volentieri, voglio dire, gli inviti che mi vengono fatti, soprattutto perché sono convinto che parlare ai ragazzi di questi temi sia fondamentale per far crescere una sensibilità che spesso e volentieri, soprattutto in certi territori, si rischia di non avere. Quindi anche stamattina lo abbiamo fatto molto volentieri, abbiamo cercato di spiegare loro quello che sono diventate le mafie, diciamo, nell'ultimo periodo, e soprattutto, voglio dire, quanto sono diventati difficili da individuare. Ecco, a volte si sente parlare, ma non solo a volte, anche spesso, che la mafia ormai è attenuata. Cosa ci può dire a tale proposito? Beh, mi pare di essere stato chiaro, cioè, è apparentemente attenuata perché si è trasformata ed è diventata qualcosa probabilmente che ognuno di noi fa più fatica a riconoscere. Queste sono le evoluzioni normali di un fenomeno molto strutturato, molto complesso,
Ecco perché ho invitato tutti a utilizzare una sensibilità diversa, proprio per cercare di capire cosa le mafie sono diventate e cosa diventeranno. Secondo lei lo Stato vi dà delle armi ben affilate o siete di fronte a delle armi spuntate? No, astrattamente gli strumenti di contrasto ci sono, il problema diventa un problema difficile da affrontare quando mancano le risorse e quando soprattutto in determinati territori le forze in campo non sono proporzionate a quella che è la dimensione del fenomeno mafioso. Penultima domanda, il ruolo dei media secondo lei è sufficiente? Fanno una informazione sufficiente, parlo a livello nazionale, a parte noi locali? Le dico seccamente no. Bisogna soprattutto a livello nazionale imparare a raccontare le mafie per quello che sono diventate e soprattutto bisogna abbandonare gli stereotipi di mafiosi che per quanto mi riguarda sono non esistere più da decenni. Ecco, ultimissima cosa, un messaggio da dare ai giovani oggi? Ma ovviamente di credere in uno Stato che è composto da tantissime persone per bene, da funzionari capaci, da magistrati e forze dell'ordine che sanno riconoscere fino in fondo non solo il proprio ruolo ma i fenomeni criminali di tipo mafioso e di non accogliere indicazioni che invece vogliono cercare di far passare l'idea che lo Stato italiano non è in grado di contrastare adeguatamente i fenomeni mafiosi per quello ovviamente che sono diventati negli ultimi anni e per quello che verosimilmente diventeranno in futuro. Lo ringrazio, va tutta la nostra stima della nostra redazione. Grazie, grazie a voi. Riprendiamo da studio, ringrazio il PM Giuseppe Lombardo per queste considerazioni che ci fanno riflettere. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Gentili signore e signori, buonasera.